il blitz è scattato alle prime ore dell'alba, due settimane di indagini della polizia iniziate dall'acquisizione dei video che sono circolati sin da subito in rete. Il falò di Capodanno appiccato da un gruppo di giovani in via Gola. I responsabili di quel rogo e dell'aggressione ai vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme sono stati identificati e denunciati. 9 gli indagati, di cui 3 minori, per concorso in incendio, resistenza pubblico ufficiale, lancio di oggetti pericolosi e interruzione di pubblico servizio, oltre che per furto delle chiavi di un mezzo dei pompieri. Pompieri insultati e presi di mira con lanci di bottiglie, circondati e impossibilitati a fare il loro lavoro. Gli autori di tutto ciò hanno tra i 17 e i 23 anni, tra di loro c'è un brasiliano irregolare, 3 nordafricani, un italiano, un marocchino e un albanese, tutti con precedenti. Il clima di tensione e paura nella via a ridosso del Naviglio Pavese resta comunque alto. Abbiamo paura a uscire per strada. Via Gola io non la faccio quasi mai, proprio perché sono ossessionata e ho paura. Poi hanno fatto addirittura questa strada zona pedonale, cioè la zona pedonale di solito si fa dove c'è bella gente, non gente veramente, bisogna aver paura a uscire. Io quando vengo qui ho sempre il terrore, ogni tanto cerco di scappare il più possibile. Troppa gente che non dovrebbe stare qui, specialmente la notte. C'è uno spaccio che non finisce. La Procura di Milano ha fatto sapere che con il blitz di oggi si è voluto dare una risposta immediata a gesti inaccettabili e intollerabili, chiarendo inoltre che non c'è alcun collegamento con i centri dell'antagonismo, con i centri sociali, non sono giovani politicizzati, ma si tratta di puro teppismo di chi voleva vedere in scena un incendio. Inoltre, interrompere il lavoro dei vigili del fuoco è stato definito dagli inquirenti un atto altamente criminale. I poliziotti hanno sequestrato una pistola a giocattolo, alcuni cellulari rubati e soprattutto alcuni video che riprendono i momenti in cui venne preparato e acceso il falò di Capodanno. Le perquisizioni sono state eseguite nei condomini Ale e in appartamenti occupati abusivamente. Proprio da questo fenomeno, secondo i residenti, sarebbero cominciati tutti i problemi di degrado e criminalità della zona. E si è verificato poi un cambiamento da quando, più delle volte, per l'amor di Dio, nessuna prevenzione per le persone di colore, da quando sono arrivati questi che hanno trovato le case libere, le hanno occupate, non si è fatto niente, da uno ne sono venuti due, poi ne sono venuti centinaia. Questo è il dramma, questo è un dramma.